Io perché verto su questa cosa? Andiamo in Europa con che cosa? Andiamo in Europa con la gestione dei dati. Primo, la gestione dei dati, l'Europa è una porta aperta. Allora, abbiamo fatto un progetto molto interessante, cioè creare una struttura elettronica dove tu entri e vedi in tempo reale chi ha i tuoi dati e decidi se venderli, non venderli, darli, non darli, restituirli o tenerteli. E quindi con i dati, con una piccola percentuale dei dividendi sui dati, si può finanziare anche il reddito di cittadinanza e il reddito universale. La BCE perché non finanzia il... Ha fatto bene quindi la Meloni a chiedere anche alle Nazioni Unite, soprattutto nel discorso, a chiedere aiuto anche alle Nazioni Unite. Ma assolutamente il problema, il campo di Zaatari è direttamente collegato con la sezione alimentare delle Nazioni Unite. Cioè quello che fa la spesa viene rimborsato immediatamente dalle Nazioni Unite attraverso il governo giordano. Non ci sono intermediazioni. Le intermediazioni a volte sono il 30% di quello che si sposta in quella transazione lì. Allora voglio dire, ci sono le tecnologie. C'è le intelligenze, siamo i più creativi del mondo, abbiamo i tecnici migliori del mondo, abbiamo le idee, è possibile che non si può discutere di qualche cosa in modo normale. Grillo, ci fa una previsione su questo governo? Secondo lei quanto può durare? Io non ne faccio previsioni. Domenica la Meloni festeggia un anno. Ma io non faccio previsioni sul governo, non sono politico istituzionale. Io posso avere delle visioni o delle idee. E quali sono le sue visioni su questo governo? Le mie visioni sono per l'umanità, non per un governo. Solo per gli italiani, una visione che stiamo perdendo dei treni importantissimi, perché se la Via della Seta passa da Taranto, passa da Genova, passa dai nostri porti che sono sul Mediterraneo e evita quella cosa lì, sarà un danno perché prendiamo solo dei malefici senza benefici. Quindi il